Il mio MacBook è davvero una figata, ma la webcam fa davvero spavento. In un mondo dove lo streaming sta praticamente spopolando, questo è inaccettabile. Ecco perché oggi vi mostro come utilizzare il vostro iPhone come webcam gratis. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi vediamo insieme come trasformare il nostro iPhone da 1000-1000 euro in una webcam che possiamo utilizzare con il nostro computer. Come sempre, prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Attivate inoltre la campanella per essere sempre notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Fate anche un giro sui miei canali di Telegram, JanStack per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il canale YouTube e invece Amazon Tech Offers per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte di Amazon che riguardano il mondo della tecnologia. Ovviamente entrambi i link li trovate nella descrizione del video. Prima di cominciare voglio precisarvi che potremo utilizzare qualsiasi smartphone con qualsiasi computer, quindi anche uno smartphone Android con un Mac oppure un iPhone con un computer Windows. In questo caso il sistema operativo non è un limite. Io utilizzo il mio iPhone e il mio Mac perché sono i dispositivi che possiedo, quindi è soltanto un puro caso. Ok, quindi come facciamo? In realtà è molto semplice. Come prima cosa dobbiamo andare a scaricare un'applicazione sul nostro smartphone e questa applicazione si chiama Irion. Vado quindi ad attivare la registrazione sul mio dispositivo così possiamo vederlo insieme. Vado quindi sull'App Store e cerco Irion. Il primo risultato è quello giusto, una webcam bianca su sfondo blu. Io in questo caso ho già installato l'applicazione. Voi dovete ovviamente scaricarla, ma non preoccupatevi perché è completamente gratis. Tra l'altro, per i più nerd, questa applicazione pesa soltanto 2,8 MB, quindi è leggerissima, non occupa neanche spazio. Ok, una volta che abbiamo pronta l'applicazione sul nostro smartphone, dobbiamo andare a scaricare l'applicazione, tra virgolette, companion sul nostro computer. Quindi andiamo su irion.com. Come vedete, l'applicazione Companion può essere scaricata per Windows, per Mac e anche per Linux. Scarichiamo quindi il file di installazione in base al sistema operativo che stiamo utilizzando, nel mio caso macOS, e dopodiché andiamo a installare il programma che ci viene scaricato. Nel nostro caso, avanti, avanti, avanti va più che bene e l'applicazione viene installata. Ora che abbiamo installato entrambe le applicazioni, una sul nostro smartphone e una sul nostro computer, abbiamo due modi diversi di procedere. Il primo modo è quello classico, collegare il nostro iPhone al nostro Mac utilizzando il vecchio e ormai antiquato cavo USB. Il secondo modo è quello smart, più contemporaneo, collegare il nostro telefono al computer in modalità wireless. E come facciamo? Dobbiamo collegare entrambi i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi, quindi averli entrambi nella stessa rete locale. A questo punto, se abbiamo collegato quindi i dispositivi allo stesso Wi-Fi o li abbiamo collegati tramite cavo, possiamo procedere. Abbiamo quindi entrambe le applicazioni, quella sul nostro iPhone e quella sul nostro Mac. Come potete vedere, sul nostro Mac viene visualizzata una piccola anteprima di ciò che vediamo tramite il nostro iPhone. Utilizzando l'iPhone abbiamo la possibilità di accendere il LED e girare la webcam, quindi utilizzare la fotocamera posteriore o quella anteriore. A livello di configurazione è tutto qui. A questo punto dobbiamo avviare la nostra applicazione con la quale vogliamo utilizzare questa webcam e andare a cambiare l'input, quindi cambiare l'input dalla fotocamera del nostro Mac al nostro iPhone. Andiamo quindi ad esempio su Zoom, entriamo nelle impostazioni e come sorgente andiamo a selezionare Irium. Ecco fatto, possiamo adesso quindi andare a utilizzare il nostro iPhone come webcam senza fili, ad esempio in una videochiamata Zoom. Per me questa è una figata davvero incredibile. Altre applicazioni gratuite che ci consentono di utilizzare il nostro smartphone come webcam sul nostro computer senza fili non ne esistono. Possiamo utilizzarla col programma che vogliamo, con Webex, con Zoom, su Twitch, Teams, quello che vogliamo. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like ed iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Come sempre, all'interno della descrizione troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram ed Instagram. Mi raccomando, seguitemi. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!